Altro affondo di Mario Serpa contro l'ex fidanzato Claudio Sona dopo l'uscita del Veronese con Giulia De Lellis e altri amici. Le accuse e gli affondi tra Mario Serpa e l'ex compagno Claudio Sona continuano via social. Il 32enne di Anzio, a poche ore dall'ultimo attacco, si è di nuovo scagliato contro il veronese dopo aver visto l'ex fidanzato in compagnia dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis. Un vero e proprio attacco mirato a far capire la mancanza di coerenza dei due che hanno passato una serata insieme in allegria e spensieratezza dopo le frecciatine del passato. Una mancanza di coerenza che Mario Serpa ha voluto ricordare ai due su Instagram. Claudio Sona e Giulia De Lellis, amicizia che fa infuriare Serpa. Claudio Sona e Giulia De Lellis hanno in comune la partecipazione a Uomini e Donne, anche se in momenti diversi. La De Lellis, a seguito della sua relazione con Andrea Damante, si è trasferita a Verona, dove tra l'altro vive anche Claudio Sona ed è qui che si sono conosciuti ed hanno cominciato a frequentarsi. Nei giorni scorsi i due hanno trascorso una serata in compagnia di altri amici. Tra una chiacchiera e l'altra l'ex tronista ha postato alcuni momenti dell'incontro sul profilo social. Il buon rapporto che si è instaurato tra Claudio e Giulia De Lellis ha scatenato Mario Serpa che ancora una volta utilizza i social network per mandare una frecciata velenosa ai due. Mario Serpa attacca su IG, state attenti alle persone che vi mettete vicino. Serpa non ha visto di buon occhio la vicinanza tra Claudio Sona e Giulia De Lellis e su Instagram Stories ha piazzato una stoccata nei confronti dei due ricordando loro che sino a poco tempo se ne dicevano di tutti i colori mentre adesso ballano, cantano e sorridono insieme. Fino all'altro ieri sera se ne dicevano di tutti i colori e adesso sono amici, ha sbottato Mario continuando con un avvertimento, state attenti alle persone che vi mettete vicino. Una vera e propria mancanza di coerenza secondo l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ed un invito ad essere più trasparenti. Una frecciata che arriva poche ore dalla furiosa replica seguita alle parole di Sona sul magazine di Uomini e Donne che criticava l'atteggiamento fuori luogo tenuto da Mario sui social. Un botta e risposta continuo che testimonia come la loro relazione non si sia conclusa serenamente anche se i due non hanno mai esplicitamente spiegato i veri motivi della rottura.